Siamo con Jacopo Pacini, buonasera Jacopo. Senti, come sai si sono diffuse voci su Quadrivia che non, insomma, era uscita dal palio non benissimo. Ecco, com'è rientrata la cavalla, te che la segui tutti i giorni, la alleni? No, la cavalla è rientrata bene, una cavalla che comunque una cavalla che ha corso il palio e ha perso un ferro, ma comunque una cavalla è rientrata bene. Cioè, una cavalla che a parte qualche lesione a livello cutaneo non ha riportato nessun tipo di altra anomalia che si debba riscontrare o che sia comunque deficitaria per la sua carriera o per in prospettiva del palio d'agosto. Senti, abbiamo visto nel palio di luglio qualche problema palesato per entrare al canapo. Ecco, a te, che l'hai montata sempre, ha mai avuto comportamenti simili o no? Ma guarda, io ho 2 anni ormai che la monto e ci ho corso, ci ho fatto tutti i mociani, ci ho fatto monteroni, monticiani, a me quel genere di problemi non me l'ha mai data. Quindi ne sono rimasto veramente adibito anche io di quella cosa. Però purtroppo sono animali, sono degli elementi pensanti, quindi cioè, ci si può sempre aspettare di tutto da loro. E mi dispiace che questa cosa abbia viziato anche un po' l'immagine della cavalla e magari abbia fatto passare anche dei momenti poco tranquilli alla contrada. Ecco, però non credo che sia stato un problema né della monta né dell'allenamento né cioè può essere che in quel momento ha visto, cioè gli era presa in quel modo dovuto a non so cosa, però nel senso anche che la mattina aveva fatto la tratta e si era comportata in maniera esemplare come al suo solito. Quindi senti, ma ecco, poi per il palio è stata praticamente sempre in testa, a parte poi l'ultimo tratto, diciamo, dove la lupa poi passa in testa. Ecco, secondo te cosa le è mancato per poi andare a vincere il palio? Bah, sicuramente la perdita del ferro e quella un po' ha influito su di lei, perché cioè nel senso comunque galoppare senza un ferro in piazza non è proprio il massimo, anche per la stabilità, per l'equilibrio, non tanto a livello di dolori, mali o via discorrendo, ma comunque cioè un cavallo che va senza ferri magari non si sente sicuro sul terreno e quindi tende anche a rallentare. E poi cosa gli è mancato? Non lo so, magari anche quei piccoli versetti fatti i primi giorni magari hanno un po' contribuito alla cosa, cioè nel senso magari ha passato dei giorni magari non sereni come si possano essere prospettati nella normalità, ma nel senso sono cose che possono capitare e spero non riaccadano più. Senti, ad agosto verrà riportata le previsite? Sì, adesso sì, la cavalla sta facendo, ha riniziato il lavoro normale e viene seguita dal veterinario settimanalmente e finché continua così non ci sono gli estremi per non riportarla. Cioè poi una volta che avrà passato le visite, una volta che avrà fatto la tratta o le prove di notte come ha rifatto di luglio, se la vogliono rivedere per le prove di notte, e poi starà a Capitani sceglierla o non sceglierla. Cioè il mio compito finisce dal momento che lei ha fatto la tratta e ha passato le soglie veterinarie. Ecco, lei fisicamente comunque a posto? Lei fisicamente, a parte qualche piccola escoriazione e un minimo di unghia che è rimasta attaccata nel ferro, ma proprio una cosa irrilevante, cioè lei non ha riportato alcun tipo di problema che non gli possano permettere di ricorrere.